Ciao Drifters, benvenuti a un nuovo video, benvenuti all'evento I Tosi del Drift. Ho qui il fantastico BMW, dove tra l'altro vedete anche il nuovo paraurti, la nuova griglia, un po' di upgrade che ho verniciato, sono molto contento. Comunque sono qui a casa, adesso si parte, ho tutto pronto, la macchina è stra piena. Non vedo l'ora, il primo evento di settembre, ci sarà da divertirsi, tantissima gente, tra l'altro alcuni di voi mi hanno scritto perché vogliono salire sul BMW e a me fa molto piacere accontentarvi. Quindi adesso 2 ore e un quarto di macchina circa e ci vediamo direttamente dall'evento, tra l'altro anche il drone, quindi arriveranno qualche clip molto molto carina. 2 hours later. Finalmente arrivati, super parcheggione, bello, molto bello. Di là c'è il tracciato e anche quello, da quel poco che si vedeva dalla rotonda, è davvero figo. Adesso scarichiamo e vi faccio subito vedere. Gli organizzatori dell'evento mi hanno dato la possibilità di salire qua sul camion e come potete vedere alle mie spalle c'è tutto il tracciato, layout davvero davvero molto bello, complimenti. Domani sarà la prova definitiva e chissà, magari anche qualche bel tandem, non vedo l'ora. Ciao Drifter, siamo al giorno numero 2, ovvero domenica, come potete vedere il gazebo è tutto pronto, adesso non vedo l'ora di iniziare, andiamo a fare il briefing fra 5 minuti e ieri ho avuto la possibilità, tra l'altro, grande ciao smarmitato, comunque ieri sera ho avuto la possibilità di provare il BMW anche perché abbiamo fatto alcune modifiche assieme all'M-Garage, sono molto molto soddisfatto, abbiamo aumentato di un grado il caster e sono davvero contento. Comunque stanno già accendendo i motori, quindi forse è ora di accendere anche la mia. E niente, ieri sera, come dicevo, gli organizzatori mi hanno dato la possibilità di fare 2 o 3 giri di prova, che in realtà mi sono già costati 2 gomme, quindi l'asfalto non è dei migliori, però va bene così. Il layout è bellissimo, davvero molto divertente, oggi non vedo l'ora di fare un po' di tandem. Comunque l'auto si comporta da paura. Adesso metto sulla tuta e ci vediamo. Siamo. Primo giro della giornata, abbiamo Joe il fotografo in macchina, vediamo cosa durano queste gomme, pressione 2 bar dietro, sono delle Pirelli penso P0 Black, le ultime rimaste, di seconda mano, così è chiaro. Però l'asfalto è talmente tanto brutto e stronzo con sassolini e altro che veramente mangia da paura.
Facciamo rifornimento con una super piedina e il BMW dopo due giri li abbandona, o meglio le ruote dietro. Un disastro, però molto divertente. Adesso ci organizziamo a fare qualche tandem con Riccardo, col suo BMW Station Wagon. Eccolo, grazie per il tandem. Piccolo recap, purtroppo le gomme scivolano troppo, non c'è niente da fare, bisogna usare gomme nuove, l'asfalto non è dei migliori, però mi ha fatto molto piacere fare qualche tandem con Riccardo. Adesso niente, cambiamo ultimo treno e provo a vedere quanto durano, ma non molto sicuramente. Probabilmente farò un giro, mi fermo, giro le gomme e poi dopo passano un po' la pressione, le lascio raffreddare e vedo di fare l'ultimo giro così da caricare il rimorchio e tornare a casa. L'evento bellissimo, però ahimè le gomme non durano molto. Tra l'altro prima c'è stato un leggero impatto e qui si vede, qua forse si vede meglio, la conca. Ho preso un jersey rosso, un po' esagerato, vabbè, pensavo peggio, ma qualche grattino. Macchina da battaglia va bene. Perché ho impattato? Semplicemente perché le gomme scivolavano troppo. Questo qua è il loro stato ed è un disastro, sembrava di essere sul ghiaccio. E ultimo giro fatto e questo è il risultato. Staccato il paraurti al volo, niente di grave, è il solito problema che quando si sfilaccia la gomma qua la molla cede e poi casca giù, ma fa niente. Le ultime gomme sono andate, praticamente la giornata è finita, è stato molto bello, purtroppo tante pause intermedie per far sì che si raffreddassero un po' le gomme e riuscire a tirare a sera, anche se in realtà sono solo le 6 del pomeriggio. Adesso cambio le ultime due gomme, la carichiamo sul rimorchio e si torna a casa, che ci sono almeno due orette. Però è stata una bellissima giornata, andate, mi raccomando, a seguire su Instagram i ragazzi dei tifosi del drift che hanno fatto un lavoro incredibile. Peccato per l'asfalto, però vabbè, va bene così. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!